città abituati a lavorare al 100% in ogni situazione. Tanto Šefčík, buono il secondo, 1 su 2 del primo canestro di Venezia, 4-1, molto spezzettato, ancora un fallo, ancora la rimessa Venezia che rischia i 5 secondi. Clark, Cinciarini sempre su Clark, osservato speciale, fa saltare Lunen e il canestro di Clark di classe. Ecco, il pick and roll è una caratteristica molto importante anche nei giochi di coach, ma la spalla è canestro. Riceve Bowers, appena entrato, palla per Clark, trova la penetrazione, il passaggio per Fantoni e il canestro. Allora vorrei dire che due situazioni di pick and roll da parte della Reyer, due cambi difensivi di Cantù, due canestri della Reyer. Riprende Venezia, corsia di destra con Clark che chiude il palleggio, il taglio di Šefčík che non si fa sorprendere, va a segno. Ottima lettura, ottimo gioco alto-basso, ottima triangolazione di passaggio tra Fantoni. Cantù, 7 Venezia, Cinciarini, Mizov, su di lui Young, buono l'aiuto di Šefčík, pallone recuperato e il fallo di Lunen. Città e intimidazione in una già difesa molto organizzata e fisica come quella di Cantù, un giocatore con la sua statura e le sue doti stoppatore, sicuramente è un'aggiunta ulteriormente pericoloso perimetralmente, però si va a trovare sempre pronto sugli scarichi e molto pericoloso a rimbalzo d'attacco, sarà importante tagliarlo fuori. Tanto 2 su 2 per Kiki Clark, quasi esclusivamente in post basso. Sì, diciamo che adesso coach Mazzon e gli assistenti stavano lavorando molto anche per aumentare il suo bagaglio partendo dalla panchina. Vediamo se anche oggi riuscirà a dare questo contributo. Bene in attacco, bene anche a rimbalzo Brian nella prima partita, ora... In questo momento la Reyer sicuramente sposterà Šefčík da numero 4 e la posizione di numero 5 sarà più opportuno in base alla rotazione di Cantù, e poi grazie a questo movimento di palla c'è stata l'opportunità di ritrovare l'offensivo. E Venezia con i tiri liberi, perché di fatto è così, si sta riportando sotto un po' alla volta. Reyer 21, pallacanestro Cantù. Lighty a osservare il movimento di Clark, il tiro di Clark immediato, il canestro. Buon canestro di Venezia che non fa scorrere il cronometro e colpisce immediatamente. È la difesa canturina. Un po' alla volta Venezia si fa sotto. Buono il primo tiro libero. Mana Venezia, altro tiro libero per il Folletto. È arrivato l'anno scorso, protagonista assoluto della Lega 2 che ha dominato in lungo e in largo. Sono molto abili nel trovare immediatamente l'uomo libero. In attacco Bowers. La penetrazione e lo scarico per Brian. Difficile trovare spazio, ma poi c'è il fallo. Fallo. Il canestro non è convalidato, ci sembra. Ci sarà... Anzi... Tiro libero, un tiro libero supplementare per... In tutte le situazioni un buonissimo passatore. Quindi pronto anche per la Serie A. Sicuramente. Tanto ancora in lunetta. Brian 1 su 2, 21 Reyer, 27 Cantù. 4-1. Fuori intanto Rosselli per Venezia, dentro. Tanto la palla quasi recuperata. C'è una... L'ultimo tocco da parte di un giocatore di Cantù, abbiamo visto i due arbitri chiamare due cose completamente diverse e si ravvede l'arbitro per fortuna. Ottima difesa di Fantoni che anteriormente, palla per Allegretti, all'inerzia dalla sua, ora la Reyer, Young, ancora Young, tiro dalla distanza di Bowers, non va a segno, bravissimo Allegretti che fa carambolare il pallone sul corpo di Cinciarini, rimessa Venezia, buon segno, vuol dire che i ragazzi sono reattivi e sono dentro la Carsi, se non vuole far scappare via Cantù in questo finale di secondo quarto.
Slay contro Lunen, prova ad aiutarsi anche con una mano, bel movimento di Slay. Come dicevo prima, il talento di Tamar, soprattutto con un giocatore come Lunen, Tamar è molto rapido, molto bravo nell'uno contro uno e può cercare di sfruttare queste sue caratteristiche nel batterlo perimetralmente. Palla recuperata da Young, contropiede Venezia, il primo contropiede a canestro e qui l'entrata di Slay sta facendo la differenza. Sì, e soprattutto si è visto quello che può essere un motivo importantissimo da qui al proseguo della gara, cioè che sapendo che ha due falli hanno provato a puntarlo nell'uno contro uno, come in questa situazione. Mazzarino, pallone recuperato dalla Reyer, Slay, ancora una transizione, canestro di Young. E Venezia si rifà sotto con le transizioni, con i contropiedi, con tutti di quarto. Per come è andato questo secondo quarto, senz'altro sì, un blackout offensivo nei primi 5 minuti. È la penetrazione di Bowers, ottima davvero la scelta di tempo. Ecco, variante tattica importante, se offensivamente Cantù può sfruttare a metà campo. Riceve Shevchik, palla per Bowers, centrocampo, cerca di aprire isolamento il campo Venezia. Isolamento. E il canestro di Bowers. Questa è la conseguenza dell'azione precedente, quando Bowers ha battuto in uno contro uno in penetrazione il suo avversario. Di economizzare la sua gestione mettendo Allegretti, staremo a vedere, dovrà ovviamente dare molta consistenza Allegretti. Intanto Shevchik porta a quota 33. Ora la partita. Clark su di lui, Basile prova a cercare il blocco, il pick and roll con Allegretti, bravissimo nello sfruttare lo spazio concesso dalla difesa, non era molto. Contropiede la Reyer, rimbalzo offensivo importantissimo. Clark, 53 secondi al termine del primo tempo, Reyer che vuole assolutamente riportarsi a contatto, la penetrazione di Clark, esplode il palla verde. Venezia, coach Mazzon, Clark, un isolamento per chi Clark, tutti ad aprire il campo, differenza Clark di 2 secondi, 3 secondi, sì, tra i cronometri. Clark, la penetrazione, lo scarico, Shevchik, Bowers da 3 punti e canestro a segno. Attenzione, l'ultimo tiro di Mitzov, finisce il primo tempo, 41 Cantù, 40 Venezia. Volevo sottolineare l'importanza. Gioca da guardia in questo caso, poi Bowers, Mitzov, prova a battere in velocità, la palla per Shevchik, buona l'idea, un po' pasticciata ma Shevchik ci riesce, buon canestro. Ottimo attacco della Reyer che prima ha mosso la palla. Che ha raddoppiato, palla per Clark, libero, non ne approfitta, non riesce perlomeno. Clark libero, questa volta sì, e non sbaglia, Clark piedi per terra da quella posizione. Ottima esecuzione del pick and roll di Clark. Libero ora, Clark che in posizione di guardia sembra godere qualche libertà in più, staremo a vedere. Bowers in palleggio, si stacca Schermadini, libero Schweitzik, lo vede, poi la rotazione, il passaggio nell'angolo, tutto assolutamente perfetto. Attacco ottimamente costruito. Ancora una volta il pick and roll molto pericoloso, questa volta però Shevchik anziché Young, è entrato anche Basile, ora Young prova a giocare dietro al blocco, ancora Young, la forzatura ma arriva Shevchik e questo rimbalzo, sì, è segno di una buona posizionamento, sì, allora Young con Mitzov, ancora Mitzov in palleggio sul taglio di Lunen, sul filo dei passi, poi colto un po' il controtempo, poi Young va a contestare il pallone ai 2,16 metri di Schermadini, stiamo vedendo l'arc davanti alla panchina di Coach Trinchieri, palla per Brian, palla per Bowers, ora sistematicamente in posizione di playmaker, Mitzov lo fa saltare, poi canestro di Bowers, un'altra grande scelta in attacco da parte di Bowers, tutto sul taglio di Schermadini. Fuori proprio il giocatore, ne è arrivato a Cantù dentro Marconato. Brian si gira molto bene con grande energia, un movimento davvero da centro di livello, tutto nei momenti di difficoltà. Intanto Slay per Clark, arriva il blocco di Brian, pesca bene Young e poi va a trovare un canestro anche fortunoso contro Marconato. Intanto Reyer, Nevcik e Clark,
Meini da playmaker, Kiki Clark da guardia. Un po' come aveva fatto Tomassini all'inizio del terzo quarto e Bowers. Tanto Young da tre punti, sfrutta bene gli spazi, chiama raccolta il pubblico. Ottimo attacco, tre punti, bisogna cercare di non concedergli questi tiri dagli scarichi. Clark intanto controllato proprio da Mazzarino. Attenzione ancora Young, altro canestro, qui qualcosa non funziona evidentemente perché Young sta sfruttando bene diversi minuti in un momento importante del match. Clark, Shevchik, consegnato per Young. Shevchik da tre e non sbaglia, ancora una buona azione. Ottimo d'attacco. Ottimo attacco, ora sarà molto importante la difesa del Cantù in questo momento. Così pubblico oro granata sospinge la squadra. Young, Bowers perde l'attimo, forse Venezia, scorrono i secondi e Bowers da tre punti, il tiro più difficile della serata. Forse un'azione questa volta non bene costruita dalla Basile, sfortunato anche Basile come Clark poco fa. Del resto Clark dall'altra parte, ancora Clark, fa impazzire gli avversari, la palombella di Young che si adagia nel canestro, più uno Venezia e la Reyer può davvero crederci. Questi sono i tiri di Alvin Young, molto abile dopo aver battuto il suo uomo. Pierre si alza le tribune del Palaverde. Young, situazione di isolamento, pick and roll. Attenzione a Bowers, si alza, l'errore, scivola Schermadini, ne approfitta Bowers, questa volta Venezia in qualche modo anche fortunata, premiata dalla fortuna. Palla negli spazi stretti per Clark, ben contenuto finora da Cinciarini. In questa azione Clark apre in due, scarico per Bowers e canestro dall'angolo di Bowers, e davvero i tiratori veneziani stanno facendo la differenza. Spettacolo nello spettacolo qui al Tagliercio, 73 pari. Palla per Clark, ora 10 secondi per andare a tiro per Venezia. Cinciarini su Clark, si stacca Šekić, una tagliola a metà campo, un secondo Svajcic da tre punti, canestro convalidato che può davvero tagliare in due la partita, più tre, 76-73.